Vasto Girardi ancora sconfitto sul proprio terreno di gioco per mano del Monte Rotondo e classifica sempre più traballante. Alditella dirige il fischietto tierno di Sala Consilina. I locali si fanno apprezzare con Caon all'ottavo, ma a Ramon Lopez in area manca il possibile vantaggio. La risposta della formazione romana arriva al minuto 18. Visani è provvidenziale sulla conclusione di Malvestuto deviando la palla in angolo. Meledandri, prima della mezz'ora, dopo aver superato Panaro a tu per tu con il portiere di casa Servalli, spedisce il cuoio molto alto. Nella ripresa il Real Monte Rotondo si rende subito minaccioso. Il vantaggio è firmato da Manca dopo tre giri di lancette, abile a finalizzare un traversone di Milani. Nulla da fare per Servalli, che capitola. Bisogna attendere il 55esimo per vedere ancora in avanti il Vasto Girardi, ma Ramon Lopez, lanciato in profondità, mette la palla di poco a lato. Sul capovolgimento di fronte i laziali con Milani sfiorano il doppio vantaggio. Il forcing degli altomolisani del tecnico Marmorini è continuo. Nel recupero ci prova Iacovetta, che tira a porta vuota, ma la sua conclusione viene deviata dai difensori ospiti. Il finale di partita scalda gli animi in campo e in panchina. Ne faranno le spese per proteste il dirigente di casa Crudele e l'allenatore in seconda del Monte Rotondo Stillo, ma il risultato non cambierà fino al termine. Romani corsari al Filippo di Tella e Molisani sempre più giù in classifica.